Olè, olè, olè. Allora, dove eravamo rimasti? Ma voi la sentite la live? Magia, magia, signori. Allora, dicevo, non mi ricordo. Non mi ricordo, ma qualcosa ci inventiamo per questo platino. Ma perché io ho una missione, scusatemi? Perché io ho una missione? Io l'ho finito il gioco, perché ho una missione già... Perché mi dà una missione principale? Mi sa che mi fa rifare la missione principale, cioè la missione finale. Sì, lo so, me la ricordo la cosa dei punti deboli, ma mi pare che c'erano tipo le frecce, le debolezze. Vabbè, mo' appena entro in combattimento qualcosa mi ricorderò. E crafting. Sono brava a craftare cose. Allora, dicevo, perché c'ho la missione finale che mi dice che la posso fare? Mi triggerà un pochino questa cosa. Però va bene, mi sto a ricaricare un po' di frecce. Ma io non farmo mai nei giochi, no, no. Dopo 20 anni che non loggo. Mamma mia, no, non lo posso fare questo. Non ho il filo di ferro. E mo' come si fa? Comunque, ciao, beh, ciao Alastor. Hai finito di lavorare alla cabina team? Ma come c'è il doppio finale? Ma che dichi? Ma che dichi che c'è il doppio finale? Che bello. Vabbè, lasciamo stare la missione principale. Che. Non so manco più aprire il menu. Ok. Missioni secondarie. Secondarie, commissioni, campi dei banditi. Facciamo il campo dei banditi. Andiamo da Morenillo. Oddio. Andiamo da Morenillo. E qui che è? Un osservatorio. E andiamo prima all'osservatorio. Oddio, ho talmente tante cose da fare. Fosse sempre così, Horizon e Rumble, vero? Vero? Tesoro, ma tu corri in qualche modo? C'avevo il corpo a corpo, è vero? È vero che c'è il corpo a corpo? E io come salgo lassù? Sai che non mi ricordo se avevo tipo abilità speciali. Non ricordo di abilità speciali. Gnam 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 gnam. No. Sto solamente sbagliando qualcosa. Ma sei buggato o che cosa? Ah, io non mi ri. Una volta ero brava a prendere i punti deboli. Ah, aspetta, non che dovevo. Se non stessero cercando me, sarebbe Dovevo fare le affascinante. cose, dovevo fare. C'era il modo per studiarli. Ma che sei matto? Oddio, com'è che si studiavano? Ah, così. Ora mi ricordo. Vabbè, niente, mi sono ricordata. A posto, fatto. Fatto, fatto. Vieni qua, vieni qua. Poi. Oh. Ok, niente, mi sono ricordata. Fatto. Fatto tutto da sola. Molto bene. Adoro quando poi mi ricordo le cose. È un anno che io non ci gioco. Forse anche di più. Sì, a me piace più Fortnite che Rumble. Ci stanno a credere tutti, eh. Ma come faccio io ad andare sull'osservatorio? Scusatemi. Mi sono persa qualcosa. Allora, per Nil devo andare di là e va bene. Ma per l'osservatorio come ci arrivo? Ma che si arrampicava? C'aveva qualcosa, Loi? Come faccio ad arrivare lassù? Aspetta, forse lì posso interagire. Aspetta, 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 tipo rampino. Tipo rampino.
Non mi ricordo. Aspetta. Oddio, come funziona? Come funzionava? Di chi? Di chi, Miro? Di chi hai fatto conoscenza? Ma che c'ho un rampino? No, non ho un rampino. Phoenix, ma pure io, cioè, è un anno che non gioco. Ma è un anno che non ci aspetta. Oh! Oh! Ho trovato il punto di arrampicazione. Hashtag arrampicazione. Io che speravo che fosse un rampino. Arrampicazione. Oh, grazie per l'host. Sette, grazie mille, lo so. Grazie mille, Le. Eh sì, quest'anno abbiamo puntato sul PC per 2K. Per il costo sto. Ok, cassa di scorte. Punto di osservazione. Tour dell'Apocasino, giorno 9. Stavo preparando la mia tenda proprio qui, quando Wyatt mi ha chiamato. Sono arrivato il più in fretta possibile. Bello. Ma eri già in coma. Non ho nemmeno potuto dirti addio. Ah, vedi, prima era così e poi ci hanno ficcato. Bello. Molto bello. Però non mi ricordo i dati relativi alle persone. Ah, vedi che c'era un rampino? Che mi ricordavo che c'era un rampino. Però lo usa così. Ma vedi. Eric, lo so, l'ho visto con lo sguincio dell'occhio, Eric. Allora, adesso, io mi ricordo che potevo chiamare il bufalo. No, non posso chiamare nessun bufalo. E come posso io prendere un cavallo? Possibile che non posso chiamare un cavallo? Posso chiamare i cavalli? Ma devo avere un modo per chiamare i cavalli? Mi ricordo. Datemi 10 minuti che mi riambiento su Horizon Zero Dawn. Lì che ci stanno quelli. Chissà se c'ho l'override. Non mi ricordo mica di chi ce l'ho l'override. L'over che? L'override. Vai. Allora, facciamo le cose sneaky sneaky, stealthy stealthy. Non mi hanno visto. No. Non mi hanno visto. Non posso ancora controllarle, ma potrei imparare come non farlo. Posso controllarle, ma mi sa che ti riferisci al pulcino, non a questo, vedi? Vedi, questi li posso controllare? Guarda come lo override. Tac. Vai. Come si cavalca? E non mi ricordo. Prenderà le cose più semplici. Aiuto! Aiuto! Ma perché gli levo così poco? Bravo. Sei forte, tesoro. Sei molto forte. E vabbè, che casino ho fatto! Io non volevo fare tutto questo casino nella mia vita. Come non posso cavalcarlo? Ma certo che posso cavalcarlo. Che forza posso cavalcarlo. E se no a che mi serve l'override? Via che botta. Ok. Dov'è il coso che ho overridato? Non dirmi che è morto. No. Ci avevo messo così tanto tempo a overridare le cose. E mi sono
E sono morti tutti. Come non tutte le macchine possono essere pure, me lo dici così. E vabbè, ma allora come faccio a ricordarmi quelle che posso cavalcare? Prima che arrivo laggiù divento nonna. Scusatemi, ma c'avevo... esistono i teletrasporti? No, perché magari esistono i teletrasporti tipo alla pira? Al falò? R2? Esistono i teletrasporti? Eh? Eh? Mi ricordo le cose. Sono brava, lo so. Amazing top. Credo che fra un pochino potrò dare l'ufficialità del Platinum Day su Horizon. Perché iniziamo a ricordarci le cose, vero Fenix? Vero Fenix che ci ricordiamo le cose? Sì, sì. Sì, sì. Mamma mia, però il caricamento quanto lungo. Non ricordavo che il caricamento fosse così lungo. A proposito delle cose che non ricordo. Scusatemi. Ma per curarmi. Ah, e non ce l'ho. Perché non ce l'ho? Come si craftano? Come si craftano le cure? Oppetion? No. Come si craftavano le cure? Ah, ma c'ho 14 punti. Ma vedi, sì, mi servono le cure. Mamma mia, la Sorch, vada via. Vada via, non... vada via. Non lo vogliamo. Abilità, inventario. Pozioni e trappole. Resistenza, antidoto, resistenza e resistenza. Ma le cure? Com'è che ci si curava? Fenix, come funzionava la cura? Fenix! E non mi ricordo. Sento il sapore del mio sangue. Devo riposare. Ah, raccolgo le cose. I fiorellini. Servono i fiorellini. Sì, funziona il fiorellino. Non tanto. Fiorellino. Ah, i momi li devo mangiare. Ah, i fiorellini. Non si è mai troppo preparati. I fiorellini. Hai capito? I fiorellini. E sotto mi segnava la capacità della borsa di prendere i fiorellini. Lo faccio così e mangio. Ah, mi sono ricordata. Sono fatte. Ma posso stare a luttare i fiorellini per 3-4 anni della mia vita? No. Ok, sono di nuovo full. Devo luttare più fiorellini oppure li devo comprare. Datemi i fiorellini. Ecco, sto luttando i fiorellini. Non si sa mai quando potrebbe servire. Non si sa mai quando potrebbe servire. Se serve o se non serve. Scusatemi, ma io devo andare da Neil. Neil! Sì, mi sono innamorata di nuovo di Horizon. Neil! Amore mio! Come stai? E allora mi sa che il Platinum Day può iniziare. Questi momenti ma era un sono figone lui! Forse questa è la cosa meno inquietante che ti ho sentito dire. Ah, un tuo ultimo riflesso nei loro occhi prima che la nebbia della morte li avvolga. Ottimo, come non detto. Neil! È vero, qua dovevo... Devo scegliere. Ci vediamo, Neil. Non vorrei allarmarti, ma i banditi stanno finendo. Viene davvero nostro maniaco, voglia di ucciderli più di una maniaco volta, omicida! Vero? No, una basta e avanza. Hai ragione, certo, una basta e avanza. Se ti impegni a fondo.
Ci vediamo, Neil. Ma dai, ma sei più carina con Neil, però. Ma devi essere un po' più carina con Neil. Ah, ma qui era perché non avevo completato la missione. E vabbè, non me lo puoi dire così, però. Che non ho completato la missione. Io volevo farla la missione. Bene. Molto bene. Ops. Beni di caccia. Ah, qui c'è un osservatorio. Qua c'è il fiore. Andiamo a cercare l'osservatorio e il fiore. Zona corrotta. Qui che è? Statuette. Qua ci sono un sacco di cose da fare. Qui. Zona corrotta. Recipiente. Osservatorio. Qui che è? Fine del creatore. Questo non me lo ricordo. Ah no, questo era il... Ok. Andiamo. La ship. Oh, sono carini. Solo che Neil è uno stronzone. E lei lo tratta malissimo. Però sì, alla fine volevo una super collaborazione tra le Neil. Anche perché Neil è uno dei personaggi che hanno caratterizzato più in sto gioco. E però l'hanno lasciato un po' disparte. Un pochino in disparte l'hanno lasciato. Allora, zona corrotta. Andiamo subito per le cose difficili. Andiamo subito oggi per le cose difficili. Cazzo, lì ne vedo uno grosso. E non mi dici che la zona corrotta è di quelli grossi. Livello 27, ma io che livello so? Ah, io qua devo fare le cose. Più 15%, colpo dal basso. Questo che è? Schivata abile. Questo che è? Se così inutili. Scatto silenzioso, questo è buono. Ma perché mi c'ho tutte abilità? Tutte abilità per la lancia. Io ho sempre usato solo l'arco. Perché mi sa che quelle con l'arco l'ho già sbloccate. Azzo Peppo. Ah, vedi, vulnerabile, 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 resistente. Feccia infuocata. Vabbè, ma questi ci fanno un culo tanto, però. Non posso iniziare così. Ecco che arrivano. Oh mamma, e non posso. Non posso riniziare così. E dai, ho perso pure. Non so più giocare a Horizon. E va bene. Va benissimo. Scusa il ritardo, ma come il ritardo, Samuel? Ma tranquillo, caro. Come vai che mi racconti? Io sto tentando di rimparare a giocare a qualcosa. Esplodi, maledetto. C'è pure quell'altro che mi sta a sparare. Aiuto, aiuto. Mi ha dato scelta facile la missione. Mi ha dato scelta molto facile. No, 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 no. Via, via. Via, via. Aia. Aia. Non ti mettere davanti. Ah, ok. Uno. Poi. Non mi ricordo tu.
Ok. Aia, aia. Poi. Basta. Oh, ma quel 200 come gliel'ho fatto? Oh, ma quel 200 incredibile come gliel'ho fatto partire? E me le devi tenere evidenziate le cose, che io non mi ricordo. Quando l'ho giocato la prima volta, insomma, ero bravissima a fare queste cose. Mo ci ho perso la mano. Orca, mi ha investito male. Ops. Mi sa che dobbiamo ripartire un po' dall'inizio. Che dite? Io dico che ripartiamo un po' dall'inizio. Dalle zone quelle facili facili. Ciao Simone. Come va? Come va? Come va? Che ci racconti? Scusate. Lascia via. Via, dammi la mappa. Ok, dammi la mappa. Andiamo alle zone primarie e vediamo cosa c'è da fare. Tipo, zona corrotta livello 23. Angolo mammina però. Zona corrotta livello 20. Ecco già questa. E di livello 20 si potrebbe pure fa. E qui che cosa c'è? Ah, qui c'ho pure una missione. Ma io che livello so? Ma non mi ha salvato le... Cioè, io uso le cose e poi però... Io sblocco le cose e poi muoio e perdo tutto. Ho appena finito la scuola. Ah, ma tu esci così tardi? Ah, guarda, ma c'è troppo le pozioni. Ah, no, niente, l'avevo già viste. Niente, niente. Shhh, fatemi dire niente. E qui che c'è? Ah, il palazzo. Ah, ma quindi qua siamo. Ah, è questo l'inizio. È questo l'inizio, non è quello l'inizio. Ok, avevo cannato. Treno di caccia. Qui sono le missioni di caccia che mi servirebbero pure. Qua ho fatto tutto. Osservatorio, statuetta. Ecco, qui abbiamo un po' di cose da fare. Un po' tante cose da fare. Però nessuna è un terreno corrotto. Però a noi ci va bene. Che ci frega? Magari le zone corrotte lasciamole per dopo quando mi riprendo un poco... con l'ambiente circostante. Cerchiamo prima di riprendere i comandi. Facciamo le missioni di raccolta oggetti. Tanto tocca farle tutte. Cioè, i platini sono: vai in tutte le zone corrotte, prendi tutti gli oggetti, sblocca tutte le cose. E quindi quello tocca fa nella vita nostra. C'è poco da fare e poco da dire. E poi dobbiamo fare il New Game Plus. Che faremo? Sì, faremo. Sì! Bello il New Game Plus. Allora. Iniziamo andando. Cos'è lì blu? Cos'è questo coso blu? Mi fa interagire con il coso blu. Forse l'ho già preso. Forse. C'è un coso blu che non mi fa interagire. Fine del gioco in ultra difficile plus. Senti. Ero bravissima. Ero bravissima prima. La prima volta che ho giocato. Avevo un'intesa con Aloy che faceva paura. Cioè, la gente mi vedeva e si spaventava. Cioè, mamma mia. Ciao Gioda, come va? Tutto bene? Tutto bene. Una meraviglia. Una meraviglia. Ecco, però qua finiamo sempre a fare parkour noi. E non va bene. Cioè, peoni a parkour. Non va bene.
Non va assolutamente bene. Scusa, ma ste cose blu. Le ho prese. Va bene. Va bene. Ma io me la ricordo pure quest'area. Io ci avevo provato ad andare qua sopra, ma non c'ero riuscita. Vediamo se mo ha bucio di culo, perché bucio di culo queste cose. Non è che è bravura. Vai, vai. Guardate che Assassin's Creed. Guardate che piccola. E l'avevo visto al piolo. L'avevo visto, ho deciso di buttarmi giù. Perché era bello buttarmi giù. Devo usare il coso dell'occhio. E lo so, ma prima devo arrivare. Cioè, non è che se io uso il coso dell'occhio mi dice dove devo andare. Per le macchine devo usare il coso dell'occhio. L'occhio dell'aquila. Oddio, Assassin's Creed confirmed. Ancora? Eh no. No. Brava. Brava. Bravissima. Mamma mia, Aloy, signori. Ok, brava. Mamma mia, Aloy, signori. Mamma mia, Aloy, signori. Mamma mia, Aloy, signori. Oh, sto andando, eh. Ok, no, giù, giù, giù. Puoi lasciarti cadere. No, 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 non lì. Amore, devi lasciarti cadere dove dico io. Ah, ma sono a livello 37. Poi mi devo lanciare lì. Oh, brava Aloy. Mi sto emozionando. Nei cosi blu. Ah, nei cosi blu devo usare l'occhio. C'hai ragione pure tu. C'hai ragione pure tu. Eccolo, ci siamo arrivati. Ditemi che sono fortissima. Dovete dire che sono fortissima. Osservatorio. Era uno stadio. Tour dell'Apocasino, giorno 6. Ero fresco di riabilitazione quando siamo andati a vedere i Metallurgists contro gli Earth Wayfarers. La felpa della Ement aveva un piede divertente sul suo Sari. Non me li ricordo tutti. Oh, vedi? Com'era e com'è. Bellissimo, adoro queste cose. Le adoro un sacco. Le adoro un sacchissimo. Comunque, mi hai detto che devo usare i... Sono scivolata. Allora è meglio di Ezio. Sì. Sì. È che qua non è che si ferma, si frena. E qua va. Me l'ha dato preso sto coso? Tour dell'Apocasino, giorno 6. Me l'avrà dato preso, sì. Qua devo andare. Ma vaffanculo, vai. Ah! Tanta pazienza che me ce l'ho. È brutto riprendere a giocare un gioco così dopo tanto tempo. Perché ti senti un po' tanto spaesato. È meglio farlo subito il platino. Allora, c'era il casetto, il cosetto blu. C'era il cosetto blu. Ok, era qui. Vediamo se funziona. Sì. Sì. Oh, ecco come si faceva. Grazie, caro, che mi hai ricordato. Grazie, grazie mille, caro. Che è sta roba? Non riesco a leggere la chat. Please. Mi togliete il messaggio di spam? Grazie. Grazie, grazie mille. Allora, dov'era l'altro cosetto blu? Era di là. Grazie. Adesso posso... leggere la chat. Dov'era l'altro cosetto blu? C'era un laghetto. C'era un laghetto. Non lo ritroverò mai. Allora, qui. Vai. Fiore metallico. Che fai? No.
Non lo prendi il fiore metallico? Un tacchino, un tacchino. Era un messaggio su Dio. È uguale, messaggi spam. Allora, sasso pieni all'inventario. Qui c'è qualcosa di grosso. Il secodonte. Ops. C'è il secodonte. E il secodonte mo ce fa un male cane. Secotonte, io me lo ricordo molto cattivo. Mi sono buggata. Riesco a buggarmi anche su Horizon. Riesco a uscire dal laghetto. Possibile che non riesco a uscire dal laghetto? Brava Aloy. Brava Aloy. Corri dal secodonte. Bella. Cado. Oddio, il secodonte mi ha visto. Sci tua secodonte. Oddio, il secodonte è cattivo. Oddio, il secodonte mi sta facendo un male cane. Sto morendo. Rotto. Ma perché io me la prendo con tutti quelli corrotti? Ciao Felix, come va? Come va, caro? Bello, 200 di danno. Sai che si sta rompendo tutto. Bella. Bella. Lo secodonte, mamma mia. Lo secodonte corrotto. Gli ho fatto un culo tanto. Guarda come gira. Guarda come gira. Attenzione, gran numero, signori! È rimasto dritto! Ecco, poi passa Aloy e fa un casino. Secodonte falso! Perché secodonte falso? Trofeo di secodonte speciale. Che vuol dire trofeo di secodonte speciale? Ottieni 3 trofei di secodonti speciali. Ho fatto una missione. Sono forte. Piove e fa freddo, lo so Felix. No, no, ma è arrivata la primavera, eh. È arrivata la primavera. Se sente l'odore di primavera. L'odore di primavera. Danielino, dimmi tesoro, come va? Tutto bene? Tutto bene anche tu, Danielino? Raccontatemi qualcosa mentre io uccido i secondi. Ma raga, ma guardate che cazzo di ambientazione sto gioco però, please. Guardate l'ambientazione di sto gioco, ma guardate gli alberi, mamma mia raga che bello, c'ho i brividi. C'ho i brividi. Eccolo. Ho preso il fiore di metallo. Fiore di metallo. Ok, e abbiamo fatto anche questo. Poi, mappa. Recipiente antico. Andiamo a prendere il recipiente antico. Come devi scappare, Felix? No, 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 non si lasciare. Oh, Felix, io ti amo. Afferra la mia mano. No, Felix, non ci puoi dare queste brutte notizie, però. Non si fa. Chiedo io.
perché siete tutti così corrotti? Ti ho aiutato. Sei contenta? Sei contento che ti ho aiutato? Ora dammi tutti i tuoi soldi. E invece non mi dà niente. E invece non mi dà nulla. Ah. Perché le pire vanno accese per prendere i salvataggi. E non mi ricordavo io. Ma perché sono tutti corrotti qua? Ma dovrei shottarlo comunque. Bello. Oh, mi sto già riprendendo. Quelli corrotti esplodono. E non me le ricordo di queste cose. Ma perché sono arrivata in una zona dove sono tutti corrotti? Sei morto. Oh, ma era una sentinella. Madonna, che mal di testa. Nel dubbio ci vai di mazzate, ci vai. Quando hai dei dubbi su come uccidere le cose, le mazzate. Perché erano tutte qua queste macchinette corrotte? Che c'è qualcosa? No. Nel dubbio erano qua. Io mi faccio una passeggiata qua. La rissa c'è stata, ma la rissa di che? La rissa di che? Quale rissa? Si è ripresa, ma sì, ho avuto solo un abbassamento di depressione, te so. Niente di che. Niente di che. Ho già risolto tutto. Ho già risolto Todos. Me lo tengo per il cammino. Devo prendere più fiorellini. Cosa si fa su Horizon? Si cammina e si raccolgono i fiorellini. Ila non è passata. Ah, ecco la rissa di cosa. Eh no, Ila oggi niente. Per ora potrà sempre arrivare. Mai dire mai. Mai dire mai su Ila. Aspetta, sto cercando il recipiente, mi sono incastrata. Mentre cerco mi incastro. Ok, 24, 25, 18, arrivo. Allora. Allora. Cosa devo cercare? Mi pare che erano degli elementi viola. O no? I recipienti. Ma me lo segnava qui. Perché ma non me lo segna più? La sentinella brutta e cattiva. Beh, mi sto divertendo. Bello, signori.
Bello, bello. Non ho più spazio. Ma c'ho l'inventario pieno di tutto. Di qualsiasi cosa è pieno il mio inventario. Ma sono contrariata. Allora, rivediamo. Recipiente. Recipiente me lo segna qua. Ma erano viola i recipienti? C'era il simbolino viola. Sette, sei, cinque. Vuol dire che sta qua da qualche parte. C'è poco da fa. C'è poco da fa. Tocca osservare e cercare. Cercare. Mi chiedo se sarà un temporale. Osservare. Ecco, ma non osservo più perché non si vede più niente. Ma sostanzialmente dovevo osservare. Scusi, signor temporale, però proprio adesso. Ma il temporale è proprio mo che devo cercare. Pratina dei su Horizon. Lo sai che è tosso? Però ci proviamo. Non ho punti di arrampicata. Secondo me mi sto buggando da qualche parte. Secondo me mi sto un po' buggando da qualche parte. Basta, Ipno! Basta! Cercavo la luce, è uguale. Mi sto aggraffiando. Io le missioni dove devo cercare le cose non vado molto d'accordo. Sì, vabbè, ma non vedo niente adesso, scusatemi. Ma me lo state facendo apposta, non vedo niente. È il diluvio universale. Recipiente antico. È in giro per qua. È in giro per qua, ma non lo vedo. È colpa dei bug. Già, è colpa dei bug se non vedo il recipiente. È colpa della pioggia pure, cioè voglio dire. Andiamo a mettere la pioggia che non mi fa vedere niente? Mettiamocela la pioggia che non mi fa vedere niente. Eccolo! WrestleMania, baby! WrestleMania, baby! Allora, direi di andare qui per poi andare qui e andare qui. Che dite? Assolutamente sì. Assolutamente sì. WrestleMania, baby. Chi è che trova i recipienti? Peonia trova i recipienti. Peonia trova i recipienti. Peonia trova i recipienti. E anche i tacchini. Peonia trova tante cose in realtà. Mi sto frascicando. Non mi ricordavo che c'erano tutti questi agenti atmosferici. Presa. E salva. E salvo. Non mi ricordo, insomma, mi stai a fare domande da $1,000,000. Mi fai domande da $1,000,000. Hai preso l'armatura. Non mi ricordo niente. Allora, l'ho giocato esattamente un anno fa, mi perché l'ho giocato di questo periodo. Maggio-giugno. Come faccio a ricordarmi? Secodonte. Ci stanno tanti secodonti. So come eseguire l'override su un secodonte se mi avvicino.
L'override sul segodonte. Bello. Il segodonte ammazzate, Silvia. Silvia, ammazzate il segodonte. Bella! Ammazzate il secodonte! Ma siamo troppo forti, regà! La scatola dell'acqua? Cos'è mo la scatola dell'acqua? Non ho spazio. Cos'è la scatola dell'acqua? La scatola della bottiglia! Beh, esatto, mi sa che se non la sto indossando non l'ho presa. Ma è quella che si deve prendere sbloccando, non mi ricordo cosa. Tipo dovevi prendere le batterie, qualcosa del genere. Mi sto ricordando qualcosa. Se è quella tipo delle batterie, non l'ho presa, devo farle. Mi servirà per il viaggio. Ma se questa tempesta smettesse però, io riuscirei a vedere un sacco di cose belle. Oh, ora. Altro recipiente. E questa zona pure è fatta. Eh sì, allora è quella delle batterie. No, non ce l'ho. Non l'avevo presa queste batterie. Anche perché non ho mai capito che cazzo erano e dove si prendevano. Non hai capito niente. Ho detto la scatola e la bottiglia d'acqua. Oh, finalmente siamo tornati alla normalità dove posso vedere le cose. La caccia è finita. Inizia la battaglia. La scatola e l'acqua. Cos'è la scatola e l'acqua? Guarda qua come l'ho trovato subito. Olè. Recipiente antico trovare. Ho già trovato troppe cose. Guarda. Fortissima. Ah sì, la scatola col cibo è ovvio che è vicino a me, là. E qua c'ho l'acqua. Cioè. Eh? Oh. Stiamo andando bene, abbiamo già completato questa zona. Sono forte. Questo che cos'è? Mi sa che l'ho già fatto, se è blu. Ispezione il campo Banuk. Qua è il fi. Non ho detto niente io. E anche la bottiglia. Ma ti pare che io vado in giro senza queste cose? Cioè, senza la scatola del cibo e la bottiglia d'acqua io non vado in live piuttosto. Beh, devo dire che non me la sto cavando proprio malissimo dopo un anno che non gioco a questo gioco. Certo. Ha affrontato tre vedette. Non sto facendo niente di che. Un colpo ciascuna. Il mio fratellino sta diventando però, bravo. Devo andare peggio. Ci condurrà sul sentiero della madre. Allora, mi serviva il tizio che vende le cose. Tizio che vende le cose. Eccolo. Scambia col mercante. Ma c'è qualcosa di meglio del mio? Oh,
E io non so. Ah, io c'ho questa. Ah, c'ho quella dell'invisibilità. Ma fa schifo questa. Cioè, scusatemi. È brutta da morire. Questa è bella. È brutta. Non la voglio io l'armatura brutta. Allora, dovevo vendere le cose. Risorse. 1, 2, 1, 1. No, quelle che c'ho tipo 100, 100, 100. Questi? Questi? Cioè, gli mortacci! Ma questi non li posso addirittura vendere. Un po' troppa adesso roba. Ho un po' troppa di questa roba. Sto vedendo tutto quello che c'ho. Doppio, triplo, quadruplo. Nucleo della macchina. Scambio con i mercanti per ottenere i frammenti. Quindi scambiamo. Treccia luminosa. Scambia per te. Ok, quindi non è utile a niente, però vabbè. Teniamocene 5. Shh, sono concentrata. Ok. X vende oggetti indicati? Madonna, quanti soldi che ho in questo momento, signori. Ma non c'era un modo per... Ne sono comprata una. Cassa gratuita? No, l'ho già prese. Dicevo, non c'era un modo per fabbricarmi tipo i zaini? Armi. C'è un'arma più bella della mia? Fionda delle ombre. Cambia ordine. E la compro. Ah, c'è un sacco di soldi. Ok. Tacche, sono tutto viola. È tutto viola, c'ho. Tutto viola. Sono ricchissima. C'ho tutto viola, c'ho. Ok, option. No. Qua. Creazione, inventario. Modifiche, no. Armi. Oh. Come facevamo a modificare? Come si modificavano le cose? Armi. Questa è. Rimuovi, usa. Come si modificavano le cose? Per mettergli... Ah, vedi, ecco. L'osso del coniglio mi serve. Ah, questa ho fatto, non posso più potenziarla. Vabbè, ma che schifo però così. Ah, modifica abiti, ecco. c'ero sopra. Ho annotato, Franci, grazie. Grazie. Che disastro. Allora. Minchia.
Guarda, perché ha danni e praticità. Danni e praticità, danni e praticità. Quindi ce la ficchiamo. Fuoco, lacerazione. Volevo praticità. Praticità. Potrei ficcarci un danno e praticità. Più uno di danni. Ma io non la uso mai la fionda. Cioè, nel dubbio, diamoci danni e praticità. E qui invece danni. Ah, danni. Ma per qualsiasi cosa ho messo sempre su danni. Bravo, ho fatto bene. Ho fatto bene nella vita mia. I danni sono le cose che servono. Invece gli ambiti che ci avevo messo. Resistenza al fuoco, resistenza alla furtività. Mettiamo i danni, giusto? Vabbè, ma penso che quella sia la mia filosofia di vita, non è mai cambiata da una a questa parte, quindi non sono sorpresa che ho messo quelle rune, capito? Hai sentito un prurito al naso? No, perché ero concentrata su altro. Perché hai parlato male di me, Zozzo? Zozzo, hai parlato male di me? Non si parla male di me, poi mi prurite il naso. Io lo so quando parlate male di me. C'ho il naso sensibile. Ok, andiamo a cercare un altro osservatorio. Mi stiamo sbloccando tutti. Ecco, lo vedi, mi sono grattata. State parlando leggermente male di me. Lo stanno a fare, ma chi, che cosa, dove, soggetto, Alastor, soggetto. Stanno a parlare male di me. Lo so. Infatti avete visto che ho fatto così, il segnale del prurito. Ma non mi dovete parlare male in faccia. Cioè, non funziona. Ah, ok, quindi qui da qualche parte devo cercare le cose. C'è un osservatorio. Può esserci un osservatorio? Ma può esserci qua un osservatorio, scusatemi. Sembra quasi che l'osservatorio sia sottoterra. Ma è là sopra l'osservatorio. Ma non ci sono passata davanti? Osservatorio. Posso sì, usa il tuo focus. Brava. Sei bravissima. Oh, guarda com'era. Era un municipio, tipo. Quanto adoro queste cose. Tour dell'Apocasino, giorno 3. Avevo 13 anni. Quando sono entrato qui e ho spaccato tutto. Io e un altro, credo si chiamasse Star. È stato il mio primo arresto. Bene. Ah, a 13 anni il primo arresto, molto bene. Ero proprio una piccola peste. Bello, mi piacciono un sacco queste cose. Guarda com'è e guarda com'era. Bello, bello. Bello, bello. Eppure questo è fatto. Qui abbiamo la statuetta Banuku. Però la statuetta Banuku è un po' una rottura de balls. Però tanto le cose vanno fatte e vanno dette. Un museo, vabbè, uguale. Un museo, un municipio. Stiamo lì? Perché mo
Un museo non è un municipio. Guarda come mi prende il naso. Daniel, hai finito di parlare male con me? Di me? Con i tuoi amichetti del cuore? Ok, la storia c'è stata a Banuk. E però io ci devo arrivare là sopra. Statua Banuk. Che non siete altro. Facciamo il giro della montagna finché non trovo un posto per arrampicarmi. Ci sarà il posto dell'arrampicata, no? Per forza. Mi servirà presto. Donna, c'è l'ego. Mi servirà presto. Suppongo che qui potrebbe essere un niente, potrebbe essere. Non posso permetterti di chiedere aiuto. No! I Banuki si sono incazzati! Aiuto! È Banuki che sta parlando male di me. Oh, se è vero. Secondo me io sono andato da tutt'altra parte. Ecco, infatti la mia idea era quella di... Aspetta, zoom. Non posso fare più zoom di così. La mia idea era di passare qua, ma a quanto pare qua non c'è un passo, perché ci sono stata. Senti, non rompere le balle, Banuk. Era questo infatti il passo che volevo utilizzare. Ma invece non è. Almeno non è. A meno che non bug qualcosa tipo Skyrim, ma... non siamo su Skyrim. Siamo su gioco bello. Anche se non vedo modi per salire. Non è un'ottima strada questa. Sta funzionando. Non trovate che sta funzionando? Mi ricordavo che potessi buggare così tanto le mappe. Però ero quasi riuscita a buggarla, eh. Cioè, zitti, c'ero quasi riuscita. Però mi sa che dovevo andare di qua. Su Skyrim ero già arrivata in cima. Questo dovrebbe essere il finale del Banuk. Non l'inizio. È anche l'inizio. È l'inizio e la fine. Wow. È l'inizio e la fine del Banuk. Non c'è bisogno di buggare niente. C'è la strada. Si trova sempre una strada. Guarda come si muove bene. Dove vediamo giusto shooting. Non lo so, ma vediamo. Che in realtà non ho sbloccato neanche un trofeo per ora, eh. Se vi rendete conto, ma non ho sbloccato neanche un trofeo. Banuk.
Banuk. Lo facciamo solo perché mi diverte. Bello. Banuk. Allora, e qui abbiamo sbloccato altre cose. Qui abbiamo sbloccato tutto. Qui c'è una statua di Banuk. Statua di Banuk e anche una missione. Quindi io direi che zitti zitti ci possiamo andare. E sai che c'è? Gli altri trofei me li... cioè devo andarli a vedere. Invece questi che devi raccogliere le cose stanno in mappa. Giri la mappa e prima o poi li fai, insomma. Poi un giorno di questi ci facciamo il New Game Plus. E andiamo dritti per dritti per la storia principale e via. I calderoni, volevo fare un calderone, ma non lo becco in chat, in mappa. Neve, presto farà davvero freddo. Gli uccelli. Adesso farà davvero freddo. Che mo fa caldo? Niente, è andato lo stesso. Mi faceva prendere il cuore, sole cuore, amore. Niente, non riesco a prenderlo. Bello. Colpo critico, sappa. Vabbè, ma se adesso ci riprendiamo un pochino con col gameplay, il New Game Plus comunque lo ricominci da capo, quindi insomma, certo non facciamo passare un anno e mezzo tra il New Game Plus e l'Ultra Plus, perché sennò non c'è fai tutt'uno, cioè, non ce la farò mai. Che alla fine, sinceramente, non è che è lunghissimo il gioco. Se vai solo di quest principali, te lo mangi abbastanza. Comunque il campo Banuk devo passare da qua. Devo passare da Banuk, devo passare. Lascia perdere la sentinella e lascia perdere qualsiasi animale che ti si para davanti. Lascia perdere tutto e pensa solo al Banuk. Che secondo me è tutta la parte sbagliata. Facciamo
Perché mi dà questa strada? È vero, il 2. Aiuto. Voglio farti assolutamente arrabbiare tutti quanti. Ma io scappo come solo Aloy sa fare. Calma, calma. E non succederà nulla. Vabbè, ma che territorio di macchine, però. Macchine un po' ovunque. Ok, però ho azzeccato la strada. Eh sì, la storia è un po' così così. Nel senso, è una bella storia, perché è da di Dio quella di Horizon. È una bella storia. Però poca roba, un po' tanto prevedibile. Tanto prevedibile. E piano piano che vai avanti proprio metti a posto i tasselli da sola. Però insomma qualche rivelazione carina c'è. Che fortuna. Qualche rivelazione bella c'è. Ok. Siamo arrivati al campo Banuk. Deve essere il campo Banuk di cui mi aveva parlato Vilgund. Cos'è successo ai mercenari che ha mandato qui? Le macchine sono docili. È come se avessero subito l'override. Le macchine sono docili qui. Pensate che bella missione che ho beccato. Ma solo io posso overridare. Onore al tuo Werak. Solo io posso overridare. Non vale questa cosa. Forse è da qui che i Banuk sono saliti e scesi dalla montagna. Devo parlare con quello prima. Fatto. Sono brava a scendere le montagne. Scusatemi, ma con chi devo parlare? Cosa facciamo qui? Ogni momento d'ozio è un chilometro. Gli spiriti ci hanno donato le loro macchine, ma solo nel bosco. Devo parlare con te? No, è un mercante. Ma va che non devi parlare con me. La pecora è nel bosco, larillarillallero. Non so con chi devo parlare. Come possiamo essere certi che gli spiriti non ci stiano mettendo alla prova? Un altro Werak vuole la nostra mandria. Avremo il primo sangue, ma ci vorrà astuzia. Non trovo il punto di missione, ma voglio trovare il punto del bagno. E non riesco a capire con chi cazzo devo parlare.
Campo Banuk, dicevamo. Come scendi tu le montagne non ne scende nessuno. Io ho una tecnica. Si chiama tecnica, amore mio. Se tu non hai la mia tecnica, non è colpa mia. Allora, devo parlare. Secondario, mi sa. Che cazzo di missione è? Scusatemi, che missione è? Io non la voglio fare la principale. Disattiva missione. Oh, nessuna missione aperta. Oh, santa pazienza, La missione è un attimo di pace, si chiama. Oh. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, un attimo di pace. Adesso con chi devo parlare? Il tuo canto riecheggia. Non devo parlare con nessuno. Devo ispezionare il campo. Devo trovare il trigger. Mi stanno dicendo che devo trovare il trigger. Però continuiamo ad andare in su. Credevo che devo parlare con qualcuno. Avevo letto parla con... Avevo letto parla con... E allora stavo facendo bene. Ho scoperto un falò. Quando lo vedi tu il falò? Segnale non identificato. Ecco, un segnale. E la fonte è in cima alla montagna. Meglio dare un'occhiata. Ma quelli saranno docili? Vi farò invisibili. Gli smerigli sono in attesa. È un buon segno. Ok, immagino. No. Sono docili. Eccolo il falò comunque. Ha mandato Vilgund? Allora i frammenti comprano una coscienza. Chi sono? Ciccio Panza e Panza Pincio. Nora, tu devi fermare gli altri. Guarda lei come oggi. Siamo arrivati qui e abbiamo scoperto Oddio! Un dispositivo. C'è il Buffalo Rud. Che fosse responsabile della calma delle macchine. Gli altri zucconi hanno deciso di portarlo a Rupestria per vendere. Ma è già ridotto male. È come se fosse caduto dal cielo. Abbiamo provato a farli desistere. Senza quella cosa quassù, quei Banuk verranno massacrati. Li fermerò. Voi due andatevene da qui. Mi sembra che abbiate già fatto abbastanza. Fermiamoli. Beh, una giusta osservazione. Fermiamoli. Quindi hanno trovato qualcosa e lo stanno vendendo e non dobbiamo farlo vendere. Wow. Le quest emotional. Lasciato andare la corda, deficienti. Che cosa hai, che fatto? Hai fatto? Chi sei? Cattivissima, Eloy. Non sei una di quei Banuk. Ormai è tardi. Fatemi dare un'occhiata. Aspetta, aspetta. L'abbiamo trovato. È nostro. E ora arrivi tu. A cosa ti serve questo affare? Ma ci fai a vedere che vero, si tratta? Non lo so. È stata una tua idea. Tu hai iniziato e tu finisci. Va bene.
Forse un rottame, ma i rottami hanno un prezzo. Quindi te lo richiedo, a che ti serve? Di sicuro serve più a me che a voi. Volete ancora negoziare? No, no. Sto trovato solo dita gelate. Wow, che missione difficile! Cavolo, hanno fatto un bel casino. Processore dal design avanzato. Malfunzionamento catastrofico. 20 anni fa. 20 anni fa! E ha inviato un segnale fino a oggi, sempre più debole. Ma arriva da Gaia Prime. Alcune sue parti funzionavano ancora. Fino a oggi. Devo tornare all'accampamento, prima che le macchine lo distruggano. Ecco. Hanno fatto un casino. Comunque, adoro queste missioni in cui devi fare un sacco di cose, poi basta che parli con le persone desistono del fare quello che vogliono fare. Io voglio uccidere il mondo. No, dai, non farlo. Ah, ok. Adoro. Adoro un sacchissimo. Gaia! Sì, Gaia. Bello. Guarda come scendo, guarda come scendo. No, hanno già iniziato ad attaccare. La caccia ricomincia. No! Le macchine sono cattive. Sta alla larga. Cacciatori, difendete l'accampamento. A tutti i costi. Sì. Ruggite e venite a me. Non ho. Erano buoni fino a 2 secondi fa. Poi arriviamo noi e succedono i disastri. È morto persuasiva lui, mamma mia. Ora sentirai il mio canto, ma un canto affilato. Ok. Sempre ammazzate si risolvono le cose. Una salva per te. Poi la caccia ricomincia. Oh. Poi no. Non fermarti, avvicinati. Ma come avvicinati? Sì, ruggite e venite a me. Non ho io. Olle. Era solo un effetto collaterale. Non ne sarà affatto. E ora me ne vado. Olle. Beh, con chi devo parlare? Dico, senti, io sai che casino che avete fatto? Hai fatto un casino incredibile. Ah, devo parlare con... col tipo! Nora, sapevi che questo cambiamento sarebbe... Guarda quanto sono figo con le corna dell'alce finta. Proprio. Anche se questo mondo sta cambiando parecchio. Stavolta per gli stranieri. Quegli Oseram pensavano... Gli Oseram non pensano. Non capiranno mai l'equilibrio che vige fra di noi. Credete stessi, sto copricapo. E ora la luce blu è scomparsa. Siamo rimasti con molti canti, ma più di cordoglio che di gratitudine. Che farete ora? Tornerete nella vostra terra? Quando insegniamo ai giovani a camminare sul ghiaccio, diciamo... Quanto è profondo questo... E fare cosa. Un passo, poi un altro. Sono tutti così forse profondi. Forse un giorno i misteri delle macchine ci saranno rivelati. Da quanto ho imparato, credo che quel giorno arriverà. E ci sarà di nuovo pace. T-Cook! Ma ci vedevo qualcosa? Può essere. Devo rilassare. Può essere come può non essere. Allora, dobbiamo tornare indietro. Ma non abbiamo preso la statua. Qua c'è qualcosa. Perfetto. Fortuna che l'ho vista di sguincio, sta cosa della statua. Se no me la scordavo. Cioè, ci pensa Loi l'animale. Che si non pia la statua, ti fa un sacco male.
Dai. Dai. Brava. Ole. Ole. Devo far vedere a Banook quanto siamo atleti per prendere le sue statuette. Perché se non siamo abbastanza atleti, poi Banook se incazza e dice: senti, tu non sei atletica, la statuetta di Banook mica la puoi piena. Solo gli Ezio Auditori più bravi possono prendere le statuette di Banook. Guarda come scala. Ma manco Ezio scala così veloce. Come farò adesso a tornare a giocare ad Assassin's Creed? Come farò a tornare a giocare ad Assassin's Creed? Non ce la posso fare. Mi sento male per la lentezza. Come devi andare a mangiare? Ma vai a mangiare, ma che sei deficiente. Fine. Fine come al solito. Ma che sei deficiente. E la Madonna. C'ho pure due missioni qua. Due, non una. Due. Come non puoi? Ma come non puoi, Alastor? Ma io mi sarei mangiata al tavolo se sto senza mangiare. Bello. Bello però, Horizon. Come ho fatto a non giocarci per così tanto? Voglio rigiocarmi la storia principale. New Game Plus. Platino. Trofeo, platino. Scusami, ma se stai a lavorare come fai a stare in live? Che c'hai la cosa della live lì sul telefono? E ho capito che fai, non mangi perché sei stanco? Te credo nessuno, tu di voglia. Non è vero. Lui mi vuole bene. Tanto nel New Game Plus mi dovrebbero rimanere armi e tutto, vero? Vero. Però non abbiamo fatto manco mezzo platino. Cioè, li stiamo facendo, perché devo prendere tutti i fiori, tutti i punti di osservazione, tutte le zone corrotte. Però sostanzialmente non abbiamo preso mezzo trofeo oggi. Abbiamo fatto la nostra parte. Stiamo per arrivare al livello 40 e un altro trofeo quello. Oddio, mo me devo riabituare con la città. Non capisco una cosa, secondo me. Ok, devo uscire da lì e rientrare? No. Stiamo sempre qua. Giro, giro, tondo, casca al mondo. Ok. Di qua. Tu che cosa mi vendi che c'è la stellina? Oh, sei tornata. Hai qua? Sì, c'ho le statuette di legno. Dimmi di più di queste semplici sculture di legno. Sì. Fatte da Arnak. Lascio le... Scambia. Pronta? Ah, ma mi danno le casse. Già comprato tutto. Lo prendo? E che ci sta qua dentro? Sì, li chiamerò sempre platini i trofei, per me sono platini. Ma che ci sta qua dentro? Ma io la compro. Ma che me frega? Addio. Torna da me se trovi sì, della... Sì, tornerò da te, tranquillo. Hai delle reliquie da vendere? Sì, è un casino questa città, fa un po' cacare. Città, aspettate. Forzieri e tesori.
Frammento, cassa e tesoro. Che schifo. Che è successo, Ipno? Il vecchio mi ha fatto. E tu? Oggetti speciali, c'è sto sporco. Perché dovrei comprare dei cesti sporchi? Dovrei comprare queste cose. Perché Alastor scommette un sacco di cose belle nei minigiochi e Alastor è mod eccetera eccetera. Vabbè, lo compro. Non so che ci dovrò fare, ma lo compro. Ci sarà qualche platino, no? A qualcosa servirà. Sto cercando dei manufatti Banuk. Giusto? A qualcosa prima o poi servirà. Ah, me la ricordo questo. Avventurieri. Preferisco. Stai cercando. Ehi. Ma io conosco la tua faccia. Sei tornata! La sponsor poi ti dà i punti doppi, cioè voglio cattive dire. Cattive notizie. Proprio quello che temevo. Le macchine addomesticate è difficile da spiegare. C'era un segnale che le calmava. Ma è scomparso perché i tuoi sono stati avidi. Scommettere non paga, ragazza. Avrei dovuto darmi al traffico d'armi, quello sì che rende. Ecco, prendi. È la metà che avrei dovuto a quegli imbroglioni. Metà? Ma ho finito il lavoro. E poi non avevi detto abbastanza per degli abiti più degni di te. Cosa vuoi? Sei tacargia? Ah, mi sono fregato con le mie stesse mani. Quanto ci ha dato? Una cassa ricompense. Potrei usare il mio focus e vedere cosa trova. Potrei offrirti una quota. Una cassa ricompense. Bianca con la cacca dentro. Cos'è sto pirata? Beh, è quello che abbiamo fatto. Praticamente ci ha fatto fare un sacco di missioni e poi in realtà ci ha sempre dato fregature. Ehi Nil, sei tu? No. Allora, dobbiamo andare al nostro mentore. Ma chi era il nostro mentore? Era un tipo. Mi ricordo. Non mi ricordo. Ah! Sì! Sì. Credevo di averti detto. Sono qui per presentare trofei al Falcone. Dammi i trofei! Della... 3 secodonti, 2 razziatori e un inseguitore per sicurezza. Suppongo che ti abbia aiutato Talana. Li ho abbattuti da sola. Li accetterai? Questo era quello stronzo. Beh, noi avevamo la sì, tipa. Li accetto. Quella che ma non ci voleva Talana, fare entrare nella gilda. Che dovrebbe gilda. Smetterla di perdere tempo se vuole prendere fauci rosse. Ok. Commissione completata. Altri trofei? No? Allora non sei la benvenuta. Mamma mia che palle che è questo. No, missione secondaria. Lavoro tutto il eccola giorno, Talana. Quando gli ho dato i trofei, la zizzetta che dovresti usare il tuo tempo è per trovare Rock. Rosse, non per aiutare me. Sì, non si sbaglia. Ma non c'è tempo per cercarlo ora. Aiuterai in altro modo. Oh. Mi devo fare tutte le missioni della gilda. Ci vediamo tipo fuori. Scommetto che quei
avventori degli Oseram per... Vabbè, dai, famola. Tanto sono tutte missioni di caccia. Tanto serviranno pure queste. Nel dubbio. Ecco. Vuoi dare una mano? Ecco, lei ha bisogno. Avanti, il Sadi. Vivo a sola luce, a nord-est. Sono fuggita per un soffio. Gli smerigli attaccano chi si avventura. Oddio, gli uccellacci. Abbiamo così pochi frammenti. Ci aiuti. Non sappiamo che fare. A volte i membri ricevono un onorario per la caccia. Questa avrebbe dovuto accettarla a Sis, ma invece no. Il prezzo era troppo basso. Davvero generoso. In passato avrei chiesto a Tarkas di occuparsene. Che ne dici se ci pensiamo noi due? Ci vediamo solo. Ma che è sta cosa qua? E fauci rosse? Accetti o no? Va bene. Che ci vediamo brutta. Non appena possibile. Ok. E... sì. Andiamoci, amici. Ma viaggio veloce è impossibile. Vabbè. Andiamo qui. Così poi andiamo dal fiore. E poi andiamo alla missione. Stiamo facendo un sacco di cose. E Fenix. Fenix con la Z. Perché ho letto Ziz e quindi mi è venuta la Z. Certo che le attività secondarie non è che sono... che sono granché. Giusto i calderoni. Quelli erano belli belli. Però sono tipo 3 o 4 i calderoni. Non erano tantissimi. Anche se qualcosa mi manca dei calderoni. Perché... because new day rock. Perché non posso fare tutte le macchine. Me l'ha detto lei prima. Ha detto ancora non posso fare l'override a quella macchina. Senti, mica mi posso ricordare tutto io. Mica mi posso ricordare che il verde è scoperto e il bianco no. E tesoro, ma non ci sono le canzoni? O ci sono le canzoni? E una di queste? No, non mi dire che ci sono le canzoni. No, non ci sono le canzoni. E non posso tenere le canzoni perché non le sento. E poi si rovina tutta l'atmosphere. Forse sotto al ponte c'è il fiore. Il fiore di metallo. Lo sapevo che era sotto al ponte. Tac. Sotto al fiore di metallo. No, sotto al ponte di metallo c'è il fiore che fa la cacca. No, non era così. Fatto sto platino. No, è lungo e tortuoso, amore, questo platino. Devo fare anche New Game Plus. Però a questo punto preferivo farmi i trofei, quelli normali, qua. E poi farmi le due run veloci di New Game Plus. New Game Plus e New Game Ultra Plus. Cioè c'è Plus e Ultra Plus, ma io boh. Ma io guarda, cioè non lo so. Ok, siamo arrivati. Salvataggio. Posso usare il cannocchialo? No. Finalmente ti sei fatta la giornata. Arrivano altri smerigli. Ah, già con gli smerigli. Ma cosa è arrivata? Già qua gli smerigli che attaccano. Sono i cani luridi. Smeriglio. Senta, ma... fuoco. Fuoco, fuoco. Dammogli fuoco a sti uccelli. Io non ci vado d'accordo con questi. Si muovono troppo. Si muovono troppo. Posso dire che si muovono troppo? Però almeno col fuoco vengono abbattuti.
siamo molti in alto mare. Ma in realtà non è che siamo molti in alto mare, eh. Perché ormai, insomma, abbiamo fatto tutte queste attività secondarie. Raccogli qui, raccogli là, raccogli giù, raccogli su, e prima o poi finiscono, eh. Guarda come abbatto gli uccelli. Ecco. Oh! E niente. E rip. Al serbatoio, al serbatoio! Speravo di dargli un colpo, invece no. Aia. Abbatti il lupiccione, abbatti il lupiccione. Bella. Tutta. Bella. Ma io lassù non ci vado, eh. Come stai della niente pizza? Il sole lo esige. Come stasera niente pizza, amore? Che cazzo dici? Eh? Che difesa perfetta. Adesso vedi come ce l'hanno i frammenti. Ma voglia smantellare tutti questi uccellacci della malora. Dove sto andando io? E ciù, e ciù, e ciù. Sto facendo nella mia vita. Perché mi devo sempre incarcugliare? Eccovi, eccovi. Fatto. Con questo dovremmo avere finito. Ma ne verranno altri. I soldati di Veglia del Mattino non ci provano più. Vabbè, ma quanti so si smerigli? Sembra che stiano seguendo il fiume. Giusto. Potrei seguirli fino alla sorgente. Sto facendo un platino di quelli brutti e difficili. Penso io al villaggio. Va avanti. Non avevi detto di volerlo fare insieme? Puoi anche farlo da sola. Cioè, mi lascio sempre tutti da sola. Ma povera Loi. Dobbiamo andare a prendere. Dobbiamo andarli a prendere la fonte. Sono tutti simpaci. Tacci loro. I mortacci loro, abbiamo questo. Però se sono smerilli tocca più a questo. Ma in realtà sono un po' tutti quanti, eh. Cioè, in questo universo, se tu ci pensi, sono tutti dei cacciatori. Perché per forza devi essere un cacciatore per sopravvivere qua. Però quando ci sono le missioni di caccia, perché c'è stato qualcuno che dà fastidio, non ti aiuta mai un cazzo di nessuno. Ma che è? È il terremoto? Ma che è? Guarda quanti smerigli. Guardate i colori, guardate l'atmosfera. Mamma mia, che bello Horizon. Mamma mia, che bello Horizon. Altri smerigli. Bella, bella, bella.
Devo andarmi a svuotare pure l'inventario. Bella, mi è piaciuta. Ora vado, amore. È pieno di carcasse di celermorsi. Ovvio che gli smerigli fossero attirati qui. Se ci sono i celermorsi qua, è ovvio che gli smerigli erano attirati. Guarda quanta carne bella da mangiare che c'è. Che non sei attirato anche tu? Fenix? Fenix, Dio mio che mi devi portare a mangiare la pizza oggi. Oh. Fenix va alla sua lezione. Ma di cosa? Certo che merito una pizza. Io voglio la pizza. È una settimana che gli dico che voglio andare a mangiare la pizza. Io sto ispezionando l'area. I responsabili devono aver lasciato delle tracce. I principianti lasciano tracce facili da seguire. Da lassù concentrano i colpi su un unico bersaglio. Così è impossibile difendersi. Dovevo usare il focus. E anche uno spreco. Dai che zozzi cani luridi. Eccoli, eccoli, li abbiamo trovati. Li abbiamo beccati. Buh, l'hai sbagliata, sì. Dobbiamo riportarlo un horror. È un bel po' che non portiamo un horror. Devono essere cacciatori di... Senti, celermorsi, fatemi un po' i cazzi vostri, perché qua... Eh? Sono qui per conto del villaggio vicino. Sembra che la vostra mattanza stia attirando troppi smerigli. Ah, beh, non sono gli unici ad avere guai. Dobbiamo ripagare un prestito con dei cuori di celermorso, se no perdiamo tutto. Non ti seguo. Ho chiesto del denaro per comprare dei semi. Il raccolto è stato un disastro. E ora siamo in debito. Perderemo la fattoria, la casa. E certo. Mi dispiace davvero, ma gli smerigli, ecco, attaccano la gente per quello che state facendo qui. Non mi importa. Nessuno di noi se ne andrà se non avrò quel che mi serve. Nessuno? Sono tanti pure loro. Non avrei pensato che fossimo solo in due, vero? Ne hai già preso uno? È impressionante. D'accordo. Ecco, eccovi il cuore. Ora manterrete la promessa? Un patto è un patto. E ora posso saldare il debito. Rip, avevo già quello che mi serviva. Beh, e me l'ha consegnato subito la missione. Aloy. Ce l'avevo già. E me l'ha consegnato in automatico. Ti faccio i miei complimenti. Ma Rip, volevo assicurarmi che ci riuscissi. Hai guardato tutto il tempo? Ma certo, Tarkas, che il sole lo illumini, mi ha insegnato molte cose. Primo, un falco non abbandona mai i suoi turdidi. Aspetta, stai dicendo... Vorrei prenderti sotto la mia ala. Che ne dici di cacciare macchine, vincere trofei e spodestare... Spodestiamo Assis, che è un fio della mignotta. Ci rivediamo alla loggia non appena mi libero. Bene. Yuhu! Ah no, dove sono andate? Aspettate, niente. Ma non c'è un trofeino che possiamo fare così al volino, giusto per dire, ehi, ho fatto qualcosa. Che cos'è l'abilità colpo dall'alto? Devo per raidare qualcosina. Spodestiamo a Ziz. Ah, qua c'è tutta un pezzo di mappa che non è fatto. Picchiamoci nel pezzo di mappa che non è fatto. Verso qua. No, è verso di qua. Un pezzo di mappa nuovo. Sì, è il tipo brutto e cattivo della loggia.
È un tipo molto brutto e cattivo, che non ci vuole. Voglio il just chatting, ma il just chatting lo rifacciamo la sera. Lo rifacciamo la sera il just chatting, non nel pomeriggio. Un altro segnale. Ma tu dove l'hai visto un altro segnale? Aspetta che ci sta il coso grande. Devo essere vicino al segnale. Sì. Allora stiamo andando bene. Andiamoci. Sì, però amore mio Aloy. Ah, perché non è qui. Dicevo, mi segnava un falò in mappa, ma io non lo vedo. Mamma mia, raga, il collo lungo è da quanto che non saliamo sul collo lungo. Da quanto non saliamo sul collo lungo. Che bella la scala al collo lungo. No, perché gli ho dato una botta. Eccolo! Ok, devo salire sulla testa del collo lungo. L'eclissi, perché è qui? Sembra che stiano cercando di catturare un altro collo lungo. Troppo vicino! Non è vero. Non sopravviverai. Cos'è il colpo? Scusatemi, devo guardare cos'è sta cazzarola di cosa di colpo dall'alto. Abilità. Mira equilibrata. Colpo dall'alto. Prima di uno per attirare la sensazione. Ah, quindi sono cose da. Silenziosi. La silenziosità. Non c'è nessuno. Quindi possiamo fare così. Zitti, zitti, che faccio un trofeo. Oppure non lo faccio perché io sono tutti deficienti. Posso respirare di nuovo. Ce la facciamo a ficcarci in altro da qualche parte? No? Hashtag silenziosamente. Oh, ma grazie per l'host, Bass. Grazie, grazie mille, tesoro. Come va? Che ci racconti? Vaffanculo. Ai, ai, ai. La Nora è sopra di noi. Oh, un colpo dall'alto, signori. E poi sono morto.
Un colpo all'altro, signori! E sono morta. Ma santa pazienza! Stasera la Yerambo si può fare su Twitch? No, la facciamo su YouTube. 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 Ma adesso la facciamo stealth. Non avevo visto che quelli non erano stealth. Mamma mia, non erano stealth. Mamma mia, il mio stealth. Devo capire come raggiungere la testa del colonnello. Ma io non avevo visto che erano nemici in realtà. L'eclissi. Perché è qui? Non mi sono accorta. Ma io posso accorgere di queste cose? Sembra che stiano cercando di catturare un altro collo lungo. Devo rilassarmi. Non sono qui. Basta perdere tempo, cercate. Devo fare i colpi dall'alto. Cos'è stato? Questo l'ho compenetrato. Ricordo che erano quelle cose. Meglio non farsi notare. Questo non è proprio un colpo dall'alto. Questo non è un colpo dall'alto. Aiuto. Ho capito, ma pure te non tieni le cuffie per Eric. Ma guarda un po' che roba. Hashtag Miro non tiene le cuffie. Eric Burenhagen. E pensa che io quando gioco da PlayStation 4 non lo sento il più piccolo Eric. Il mio piccolo amore Eric. Ma grazie Pietro per il follow. Grazie Jax per il follow. Ma dove arrivate? Da dove arrivano queste persone? Siamo su Horizon, mica su... Boh, tipo... Just chatting. Oh my god, ma grazie, benvenuti. Benvenuti, signori. Su, andate. No, 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 no. Benvenuti, signori. Senti, ma come se... Ecco, posava il cannone. Qua dobbiamo fare le cose stealth, eh. Le cose stealth dobbiamo fare. Dobbiamo fare il trofeo del colpo dall'alto. Lo dirò talmente ecco tante volte... Sembra. Che ve lo dovete sognare oggi il colpo dall'alto. Da qui dovrai riuscire a saltare sul collo lungo. Sì, va bene il collo lungo, ma io devo fare il colpo dall'alto. Devo fare il colpo dall'alto, ma non... Ma che era sta stortaggine, Aloy? Mi sa che non lo farò today il colpo dall'alto. Magari tomorrow e Toyota. Ciao Mar! Come vai? Buon tornato, Vastalegna. Bentornati. Come state? Fai il colpo dall'alto col collo lungo, sì. Guarda che bel colpo dall'alto che ti faccio. Guarda. Credo che da qui dovrei... Oh so, me l'hai già detto lungo. Che posso saltare sul collo lungo. Attenzione, colpo dall'alto. No ragazzi, quanto sono belli quelli lunghi. Bene, meno male ma che stai bene. Quando mi dite bene è sempre una gioia. È sempre una gioia quando mi dite bene. Poi ci stanno quelli che dicono ora devo come va, tutto male, tutto uno schifo. Che palle la vita.
Olè, piano piano, piano piano andiamo su. Piano piano, piano piano andiamo su. Andiamo su. Andiamo su. Andiamo su. Un po' più su. Un po' più su. Noi andiamo sempre più su. Overridalo tutto! Che bello! No, non cado. Aloy è intelligente. Non è come... come Ezio che cade. Aloy è intelligente. Olè! Ho preso. Sì, mo mi devo calare. Sì. Posso rimanere qua sopra tutta la mia vita? Olè, zap! Guarda come scendo, guarda come scendo. Corpo lungo. Livello 39 raggiunto. Livello 39 raggiunto. Do. Livello 39 raggiunto. Do. Livello 39 raggiunto. Do. Niente. Mappa. Oh, guarda che bella mappetta che ho liberato. Una mappetta dove non c'è niente. Adoro. Amazing top. Andiamo al fiore. A parte il fiore non c'è niente. Si scende. Ma sti colpi dall'alto li farò prima o poi? Ci mette gli anni a salire, zio Titore, e poi cade, giusto? Almeno Aloy a salire è veloce. Poi cade uguale a volte. Però almeno è veloce, cioè fai tac e sei su, sei arrivato. Invece Ezio fa tic-tac. Oh, fuck. E questo che cos'è? Ah, i divoratuoni di mamma zozza che c'hai. Affrontarvi non sarà. Ma quanto siamo storti oggi? Sbagliato. Sto per morire. Dammi la zappera. Bugga lì. Posso cavarmela. Mi devi staccare. Staccare li devi. E invece non li stacca. Che è una zozza. Che si chiama zozza. Oh. Aiuto!
sono. Gli ho rimosso i due droni e... Non ho rimosso un cazzo i due droni. Ah, perché sono di quell'altro. No, scusami. Yeah. Non mi ricordo come si faceva a rimuovere i due droni. Non erano mascelle e groppa per rimuovere i due droni. Fuck. Poi dovevo prendere la sparacosa e spararlo. Bastardo. Bastardo. Non te fa così però. Però sono un po' buggati sti divoratuoni, eh. Nel senso che stanno lì nella cava, non escono fuori. Quindi se io mi metto fuori, si attaccano. Però picchiano. Eh beh, perché sennò si chiamavano divoratuoni. Overrido. L'ho overridato, c'ho un bufalo. A me mi piace la Nutella, il gelato con la panna. E sta monnata la parte sbagliata. Ah, Prince of Persia è meglio. Guarda, da Assassin's Creed potrebbero essere gusti. Ma il gameplay di Horizon... E io un anno fa. Ho perso il tempo. Mi stanno dando la caccia. No. Vabbò. Vabbè, ma siete buggy, amore mio. Ho divorato un po'. Ah no, erano i cazzo fai. Aia. Hype bros. Della Madonna. Aloy. Non si sta a capire. Non si sta a capire, Aloy. Voce mio, va bene, te lo lascio. Marip. Amore, si litigano molto nella Rumble. Dai. E staccati.
Buono. Zitti, zitti, zitti. Te l'hai fatta? Che è HZ? Cos'è HZDD2? Lampuduano? Sì? Suga. Aia. Componente rimossa. Che mi è rimasto da attaccare? La seppia di minchia. Aia. Io non riesco a salire. Allora, ti prego, salga. Non salga. Non salga. Ci siamo di nuovo. Ah, ora si... che hai fatto, Miro? Che hai fatto, Miro? Ah, che prima hai fatto una riflessione. Ah, no, una missione, una riflessione. Tesoro, me la sono persa. C'ho il lampuduono qua. Deciso di attaccare la cazzo di cane finché non prende fuoco e, oppure muoio. Chi ha riflettuto? Corpo a corpo. Boom boom boom. Ah sì, ma è già spaventoso questo. È già spaventoso questo. Guarda che roba. Scusatemi, devo fare una cosa fatta bene. Inventario. Ecco, modifiche. E scarta. Scherta. Scartiamo quelle verdi, tanto fanno schifo. È la storia in realtà il problema di base. Il mondo si sta facendo bianco. Ma in realtà non è che era brutta la storia di dell'uno, attenzione, non è che è brutta la storia, è che potevano farla meglio. Ah, queste erano le frecce per staccare i cosi. Ecco perché non sono riuscita, perché erano quelle per staccare. Infatti vedi qua come si scatta bene. Posso comunque farcela. Vieni.
le ho rotte, ecco perché non sono riuscita a utilizzarle. Perché le ho rotte? Non rompere il cazzo. No, no, però sì, in senso, non è un capolavoro. Scusate, ma le parti che ho staccato dove stanno? Così è divertente giocare con lancia contro il coso tuono. WrestleMania, baby! Woo! Mi ricordavo però io che ci poteva, che si poteva fare una cosa del genere. Però prima avevo sbagliato arma perché avevo attaccato la parte del... del divoratuono e l'avevo distrutta, per questo poi non me la faceva riutilizzare perché avevo sbagliato arma. Invece dovevo usare queste frecce viola che tu le attacchi sulla parte che puoi staccare, fanno l'impulso e staccano la parte, così tu la puoi prendere e utilizzarla contro il mostro di turno. Che bello così, però questa è stata divertente, quell'altra è stata un... è stata molto più tosta. Bello, bello, bello. Andiamoci a sbloccare questo. Cioè, nel dubbio c'è un viaggio rapido. Nel dubbio è un viaggio rapido. E qui c'è un altro fiore. Qui c'è un altro fiore. Che palle questi fiori di metallo. Fatemelo dire. Sì, se ti va, sinceramente. Se ti va, falla. Se ti va. Se ti va di fare le cose, falle. Poi io mi dovrò accontentare di quella che farà Mero, che sarà brutta. Però se può avere tutto nella vita. Cos'è quella cosa che sluccica? Non lo sapremo mai. Ecco, lo scrivo. Un realista? Sono realista. Allora, qui c'ho due missioni. Vogliamo fare una zona corrotta per... per finire la live, così la chiudiamo. Che c'ho da fare un sacco di cose, nel senso c'ho da preparare i video per... non è che c'ho da preparare il video, nel senso devo montare e preparare per il render i video di The Last Guardian, così me li uppo su YouTube e poi quando mi servono li metto. E poi mi devo riposare un po' per stasera, sono già le 6:30. Zan zan zan. Mira mi deve portare a mangiare la pizza, quindi ci dobbiamo andare presto, se no le 21:30 non stiamo in live. Quindi insomma dobbiamo farla sta cosa. È verso le 8. Dobbiamo partire per mangiare la pizza. E se no col cavolo che riusciamo a fare live. Mi faccio una zonetta corrotta e via. Come è andata la pizza, amore? Ma come ieri ho uppato un video, Phoenix. Ieri. Poi insomma tra sabato e domenica e andrà fatto, insomma, tra sabato e domenica andrà fatto il video del vostro Avengers Endgame.
Ho visto una roba compenetrata. Aia. Aia. Com'è nata pizza? Ho voglia di cantare una canzone. Dai. Ok, e uno è andato. Devo aspettare. Dove cazzo state andando? Mannaggia i bufali. Mannaggia i bufali che vanno non so dove. Vabbè, ma è comunque è un video che va preparato, non è che si fa da solo il re-up. Devo provare il colpo dall'alto. Lo provai il colpo dall'alto, ma niente. Olè. Comunque mi sto riprendendo abbastanza bene su... su Horizon Zero Dawn. Miseria! Non morire! Porca troia! Porca miseriaccia! Che botta che ho preso incredibile! Sì, l'ho avuto solo un abbassamento di pressione, tranquilla, non è successo niente. Non è successo nulla! Mamma mia, che botta che ho preso, però! E niente, devo rifarla da capo. Zona corrotta, si chiama zona na 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 corrotta, zona na 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 corrotta, zona na 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 corrotta, zona na na zona corrotta. Li vendo tutti. Guarda come vendo. Ciao sconosciuto, tipo ignoro il nome. E non lo so, ma a nessuno interessa il tuo nome, tesoro. Non te lo vorrei dire. Non te lo vorrei dire, ma... tanto sarai sempre Phoenix. Nel dubbio ti chiamiamo Phoenix. Zona na 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 corrotta, zona na 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 corrotta, zona na
corrotta, zona, nana corrotta. Ah, la linea gli sta dando problemi, ma non solo a te, ha un casino di gente. Ha tante, tante, tante persone. Come prima ho iniziato bene e poi ho magari aspettato. Dove va? Muore o fa finta? Oh! Con calma. Non scendere prima del tempo. Togliti i pennuti dalle scatole. Togliti i pennuti dalle scatole. Escilo cosa? Ci arriva. Non ci arriva. Ah, Phoenix, deve uscire il nome. Mi stanno cercando. Tesoro mio, ma questi sono... Ma che l'è sto bufalo? Porca troia, se menano! Porca troia, se menano, raga, ho detto finiamo la cosa con la zona corrotta. Cavolo. Col cavolo. Ora, siccome sono andata in bagno, la mia concentrazione è più alta. E dato che la concentrazione è più alta, riusciremo sicuramente a fare qualcosa di meglio.
fargli riuscire, a me non interessa il suo nome. Se non lo vuole dire, non lo dice. Ho attirato la loro attenzione. Potete rompere le palle così alle persone. Una cosa stupida poi. Oddio! Fa schifo con quest'altro, con questo arco. E ciao Zuzzondo Romanista, come va? Come va, come va, come va? Mamma mia, se sto a fa cagà. Porca troia. Sono andati via. Cioè, invece di attirarli, sono riuscita a farli andare via. Tutto bene, meno male. Io sono un attimo concentrata adesso. Abbi pazienza. Non riesco a farli venire qua. Devo fare silenzio. Ecco, mo dice pure Aloy che devo fare silenzio. Oh, fuck. Ok. Uno. E di questi non ce ne frega niente, sinceramente. Colpo dall'alto! Sì, ma non l'ho ucciso però. Mi sono fatta prefregare dai polli.
Mi sono fatta fregare dai polli. Mi sono fatta fregare dai polli. Mi sono fatta fregare dai polli. Dai polli. E quindi adesso i bufali sono di nuovo vivi. Non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. È finita. Quitto. Quitto, è finita. Non si può fare. Non posso più passare. Mi sono fatta fregare dei buoni. Perché sono andata uno io? Non dovevo, scusatemi, scusatemi, lo so che non dovevo andare uno io. Ho detto, io vado e li prendo tutti ammazzate, quello ha detto la mia testa, ma non posso, è una zona corretta, non posso farlo, non posso andare lì e prendere tutti ammazzati, è una zona corrotta, zona corrotta. Dobbiamo andare con calma, lo meor, lo momentu. Con l'arco di precisione, mettermi sulla cazzo di roccia e piano piano buttarli giù uno per uno, perché se no lo meor e lo momentu qua non va, giusto? Giusto. Quindi, con molta calma. Sì, però il corno devi prendere, figlia mia, il cazzo di corno, il corno dello momento, esatto. Esatto, Miro. Il corno che te si frega, che lo manco. Devo stare nascosta. E c'era il colpo critico dall'alto. Che non c'è chiappo niente col colpo critico dall'alto. Oh no. Devi avvicinare. Devo fare il colpo critico dall'alto. Bravo, buggati, va bene anche se ti buggi. Colpo critico dall'alto! Ma cazzo, ma uccidi con sto colpo critico dall'alto! Che colpo critico di merda è? Colpo critico dall'alto, sì! Bravo! È colpo di merda dall'alto, non colpo critico. Così riesco a sciottarlo col colpo critico dall'altro. Va bene, è andata così. Non è il momento di fare i colpi critici dall'alto, è vero? Ciao Manz! Pensate, sto usando l'arco da precisione come se fosse un arco veloce. E dici, perché le frecce vanno a cazzo di cane? Ecco che arrivano. Aia. E se ne rivanno. Come or?
È lo momento dell'Omeor. Vieni qua, che facciamo il colpo critico dall'altro. Sarà più difficile quello che tutti gli altri trofei. Senti, affanculo del colpo critico dall'altro. Oddio, si sono cazzati. Oddio, si sono girati malissimo. Non posso più fare l'Omeor, lo colpo critico dall'alto. Mi mancano solo i due bufali. Mo non c'ho più i polli. Devo fare silenzio. Lo colpo critico! L'alto! Momo far bufalo, il colpo critico dall'altro! Fa un salto della Madonna e fa bubusette te! Oddio, il colpo critico dall'alto! Lo momento! E vaffanculo, viene una mignotta! Coglioni, non ci posso credere che so così handicappata nella vita mia. Ma io so così handicappata in tutti i giochi? Tardi che mai. No!
vedere qui. Dall'alto. E i polli ce li siamo levati. E i polli ce li siamo levati. Molto più di un... Laura. Della pancia. Lo mejor. Lo momento. Andiamo a Berlino, beh. Andiamo a Berlino. Sì, andiamo a piangere. Signori. Signori. Signori, signori, vieno a piangere. Signori, con mio grande piacere io posso dire di aver riscoperto una pietra. Una pietra incredibile che ho portato un anno fa sul canale. Possiamo platinarla, sarà tosta, sarà dura, ma sarà molto bello. Sarà davvero davvero bello, perché non si fa a non giocare a sta roba. Come ho fatto a non giocare a sta roba dopo che l'ho finito? Come ho fatto a non giocarlo? Come ho assolutamente fatto a non giocarlo? Sto cercando dei fiori che mi possano curare in realtà, ma non ce ne sono. Ma non ce ne sono. Devo dire che... ecco, finalmente. È stato bello rimettere le mani su Horizon. Lo finirei con un... guarda che roba. Guarda che roba, io vi ringrazio un sacco di essere stati qui con me. Ti sei perso un gioco della Madonna, Daniele. Ti sei perso delle bestemmie incredibili.
Planinarlo, dicevo, sarà duro, ma non troppo, perché voglio dire, questa è la mappa e praticamente la maggior parte è fatta. Mi mancano qui un po' di fiori, fiorellini, una zona corrotta, tre zone corrotte, 3-4 punti di osservazione. Va bene, insomma, va tutto molto bene. Quest'ultima parte della mappa, e questo è un altro trofeo. Poi ci saranno i trofei dei New Game Plus, che ho le mie armi, dobbiamo solo rifarci dritti per dritti la storia, che non è lunghissima, quindi non è un problema. Non è un problema e ci si fa a platinare anche questo. Ah, vedi? Guarda che ho visto un calderone e due calderoni, l'ho visti mo. È tutto il pomeriggio che cerco i calderoni e l'ho visto adesso. Andiamo bene.